non è colpa tua, è colpa mia. O peggio, non sei tu, sono io. Quante volte, ragazzi, siete stati mollati o mollate con una frase del genere? Questa è la frase, è la cazzata evergreen di tutte le persone che non hanno le palle, non hanno il coraggio di dire o non mi piace abbastanza o ho un altro o un'altra e l'ho tradito con te e non te l'ho detto, oppure ancora sì, ok, siamo andati a letto insieme ma volevo solo quello, o quantomeno mi ha fatto schifo venire a letto con te, oppure sì, bella, c'hai un sedere pazzesco ma il cervello meno 5, o pensavo fossi ricco ragazzo, invece no, vai in giro con la panda. Insomma, le cose da dire sarebbero 500.000, eppure che fanno le persone? Se ne escono con l'evergreen, non sei tu, sono io. Allora, mi spiegate cosa vuol dire non sei tu, sono io? Ma a far cosa? A decidere che non voglio stare con te? Sì, ovviamente. Non è colpa tua, è colpa mia. La colpa non è di nessuno, non è scattato, non scatta, non ci si piace, o quantomeno non è reciproca la questione, e quindi il rapporto non può andare avanti. Per favore, quando cercano di mollarvi con una frase del genere, dite ok, non ci vediamo più, ma non insultare almeno la mia intelligenza. O quantomeno mi dici ok, non sono io, perfetto, lo accetto, sei tu, mi spieghi a far cosa? Ma vediamo cosa vi rispondono. Cioè, rompete, questo è l'hashtag di oggi, rompiamo l'evergreen del non sei te, sono io. Secondo voi, adesso vi invito a fare nei commenti, magari ne parliamo un po', perché io la mia idea e la mia analisi ovviamente ce l'ho, però vorrei veramente tanto sentire la vostra opinione. Secondo voi, che cosa, chi è che la usa e perché la usa, e soprattutto, così, estemporaneo, cosa gli rispondereste dopo aver visto questo video? Cioè, adesso che magari ci avete pensato, no? Che è una frase che vi rifilano così, tanto per... Vi viene in mente una risposta di quelle pungenti, proprio da mettere a posto chi ve la propina? A parte questo, vi saluto e vorrei leggere un sacco di commenti divertenti proprio sul come si gestisce questa cosa del non sei te, sono io. Mi interessa tanto, 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 tanto. Io vi saluto, tra l'altro, da un posto bellissimo che si chiama La Tana del Bianconiglio. Eccolo qua. È un rifugio per animali dove starò per 3 giorni a conoscere queste splendide persone che salvano gli animali dal macello, e terrò un po' loro compagnia, vedrò un po' come passano le giornate. E mi hanno anche appena fatto i muffin, sono buonissimi. Le ha fatti la padrona di casa con le sue mani, al cocco e cioccolato, e non mi ricordo, ma li assaggio tra poco. E nel frattempo, niente, mi leggo i vostri commenti. Ciao!